Ciao a tutti ragazzi, sono Rotus, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui su Crusader Kings 2. Ricominciamo esattamente dove avevamo finito. Quindi andiamo ad acchiappare. Ecco, non mi veniva la parola, ma non era difficile. I nemici che... Perché la mia armata ci sono solo io di flank e non ho altra gente? Probabilmente erano tutti mercenari gli altri. Guarda, ci mettiamo un vescovo qua. Per di più io che ho due di... di military skills. È chiaro. Ok. Magari, così non finiamo morti subito. E andiamo ad acchiappare i nemici che ci stanno... Quanti siete? Da dove? Ah, con le navi, balordi. Ok, direi che me l'hanno fatta nel sacco. Che non vuol dire niente come frase, però credo abbiate intuito cosa intendessi. Intanto vediamo qua come procede. Abbiamo quasi fatto i due assedi. Le battaglie proseguono. Non dovrebbero esserci nemici lungo la strada. 2.000-7.000 potrebbero farmi tremare le chiappette, dato che sono 9.000. Però se riusciamo a beccar loro e poi gli altri siamo a posto. Per di più, se per caso si dovesse unire a noi Venezia, avremo qui 2.000 uomini in più che non disdegno. Cioè, in teoria 8.000 uomini qua che potrei portare giù. Ma vorrei risolvere questa situazione e potermi concentrare su un unico fronte, ad esempio. Ok, cioè, non ho ancora fatto sposare il mio erede, che devo fare? Chi potrebbe esserci di interessante che ci dà un'alleanza? Norfolk, un po' alto. Kiev, con i russi. Norvegese, inglese. C'è qualche scozzese, già che sono qui vicino. Scozzese. Alleanza con re. Il periodo di Scotland. Avere un'alleanza con la Scozia. Potrei farci un pensiero. Avere gli alleati proprio qua dietro, anche se probabilmente potrebbe interessarmi prendere i loro territori. Però magari, dato che ci sono un sacco di piccolissimi territori, tipo la Slavonia, Temes, Vallacchia, potrei concentrarmi su questi se non hanno grandi alleate, ad esempio. Quindi potremmo tenerci la Scozia come amico. Quindi possiamo mandare in sacrificio a sposare... 69. A sposare la... Dove è la tizia scozzese? Però è una cortigiana. Avrò dei malus. No! Guadagno il stato di prestigio. Guadagno niente. E ho l'alleanza, dai, facciamo. Però quando... Quanti anni hai? 6. Dai, vabbè. Facciamo così. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Potrei aver fatto invece una gran cazzata, però. Proseguite bene, uomini, non contro Patrician, che sennò ci arriviamo depletati dalle nostre forze. Autosaving. Grazie. Ho vinto l'assedio su e salgo già al 90%. Vado a finire l'altro. Accettato, fantastico. Anche se non credo avrà ancora alleanza, no. Fino al matrimonio non alleanza. Te sei di dove, scusa? Carvuna, Marcish. Sei quelli che si sono ribellati. Ah, anche il papato si unisce. Vieni di corsa, amico caro. Speravo arrivaste un po' prima, dato che siete tipo la chiesa cattolica. Però va bene lo stesso. Ok. Qui sono messi male come truppe. Cioè, riescono a portarne su una alla volta. Sono lì che mi preoccupano, però dovrei fare... Cioè, sono in pausa. Aumentiamo un attimo la velocità. Unisciti, siete tutti ben accetti. Ok. Fermo lì. Fermo, fermo, pausati. Rivolta. C'è una rivolta paesana. Dove? In Gabes, che è qua. Potrebbe non essere buono, però in teoria... si combattono tra di loro, è strabuono. Infatti, sto per dire, essendo ribelli, non sono alleati di chi mi sta facendo la guerra. Quindi si stanno combattendo tra di loro. Ottimo. Ottimo. Di meglio non poteva succedere. Diminuiamo un attimo la velocità, andiamo. Non così tanto. Andiamo a 3 di velocità. Da 6 di su siamo al 90% lì, cosa è fatto. Fantastico. Vorrei arrivare prima che finiscano l'assedio, però tipo... Out of nowhere. È finita e ho vinto io, perché sono stati spazzati via dagli invasori, tra l'altro. Che non hanno perso neanche tanti uomini, Ma strall'occhio questa battaglia. Se Venezia, invece di star lì a grattarsi gli Zebedei, venisse... No, mi evitano. E li ho spazzati via. E ho catturato, tra l'altro, un tizio. Cattara. Ci becchiamo a Cattara. Se... ci avevi pensato, Alexandria, vi becco? Sì, non ci state neanche provando. Ho vinto anche questo assedio. Sono 99% di warscore. Mi dai... Col 99 non si arrende, seriamente. Beh, finiranno un altro assedio. Voi, guarda, andateli a picchiappare. E così finiamo con la battaglia. Magari 7.000 uomini me li porto giù. Ho un bilancio positivo, non capisco neanche come.
Qui però mi sa che finiscono la serie. Vabbè, ma li recuperiamo senza problemi. Queste battaglie stanno andando benissimo. Ottimo. Finché non c'è uno con due di abilità in combattimento a guidarvi. Tanto l'assedio sicuramente lo finiscono, quindi basta che non si uniscano le due truppe. In caso siamo già a 51 warscore, che non è male, senza aver assediato ancora un territorio. Sono arrivato a Napoli. Ok, praticamente ha rinforzato per 50%. Fantastico. Ah, volendo adesso soldati, se volessi tirarne su. Andate tutti lì. Voi fondetevi qua. E ci arriviamo. Ok. Purtroppo avere una sola armata, il problema di avere una sola grossa armata è questa, che ci si muove lentamente, però è anche vero che dove si colpisce, si colpisce. 100%. E questo capitolo lo chiudiamo, per l'amor del cielo. Ah. Adesso. Uomini. Interessante. Andate tutti qua, e poi vi porto con le navi. Ok, stiamo attenti perché siamo 8400 uomini e sommati loro ne fanno di più. Anche è vero che noi ce li facciamo passo passo. Se andate a combattere Venezia vi intercetto comunque. Comunque vado a prendervi prima che ci arrivate. Messa invito a un plot. Un claim sul Ducato di Carvuna. Se vale per me. No, chi sei te? No, lo voglio io il Ducato di Carvuna. È mio il Ducato di Carvuna, è appena stato riconquistato. Cioè, non so chi sia attualmente. Ah, beh, certo, in prigione. Guarda, potrei anche... Posso levargli il titolo senza problemi? Revoke title. Solo lui si incazza, tanto sei nella mia prigione. Sì, ti revoco il titolo. Sì, però mi è chiuso tutto per fare quello. Giusto? Abbasserà l'opinione di 80 nei miei confronti, ma siccome abbiamo un claim, i nostri vassalli non obietteranno. Ok. Un altro imprigionamento. E di sto qua, perché? Abbiamo un successo del 92%. Ah, perché probabilmente c'ha il plot. E ne siamo a conoscenza dato che ci ha invitati. E adesso quel titolo è nostro. Mi sa che abbiamo fatto un bel casino. Abbiamo perso l'assedio, ma era messo in conto. Siamo scesi all'8% con un assedio, seriamente. Adesso me lo riprendo di corsa. Beh sì, perché loro devono conquistare questo. Già quella è una bella fetta. Arrivo. Stiamo andando. No, non stiamo andando. Maledizione. Aia, non unitevi. Non unitevi se perdo due assedi, finisce male. Cioè, poi per di più ho eliminato tutte le armate. Perché ancora rompete le balle? Cioè, avete diritto di farlo in teoria, però. Allora. No. Capua. 97. 64. 59. Dovrebbero bastare abbondantemente. Ok. Nel frattempo. Navi. E navi. Ok. Ok. Oh, ho catturato un prigioniero. Vai di corsa ad acchiappare qualcuno, qualcosa. Sì, anche che abbia andato. Sono comunque al 3%. Sono comunque positivo perché suppongo che finiranno gli uomini prima o poi. Prima o poi. 220 si fondono. Voi venite imbarcati, ma adesso dove vi faccio sbarcare? Questa è una bella domanda. Bellissima domanda. Qua non posso. C'ho Malta? Ah, qua posso. Quindi intanto andiamo qua. Per il resto ci arriviamo. Lì stanno arrivando gli uomini. Fondiamo le barche. Ah. Comunque, se sono 2000 dove spazzarli, che non vorrei arrivassero anche gli altri. Indeed. Intanto noi andiamo lì, fantastico. Così poi facciamo sbarcare gli uomini, rafforziamo i nostri e andiamo ad attaccare. 9000 uomini, unitevi. Basteranno le navi, secondo me no. Sì, invece. Andiamo qui. E voi andate qui. Incrociando le dita. No, aspetta un attimo allora. Aspetta un attimo qua. E poi ti faccio sbarcare appena ci sono i miei uomini.
Velocizziamo un attimo. Oh, sono già sbarcati gli altri, scherzavo. Quindi sbarcate anche voi. Disbandiamo le barche. Voi andate lì. Intanto siamo... Ok, abbiamo rifatto un'armata tosta di nostri uomini, tra l'altro, e una banda mercenaria, basta. Ottimo. Siamo tutti 15.000 e andiamo a dominare nella nostra terra. Che in realtà non è tanto nostra, però adesso è nostra. Sulla carta, mettiamola così. Oh, fantastico. Oh, c'è anche Venezia che ci dà una mano. Ottimo. Oh, un bambino ha bisogno di un guardiano. No, non ti voglio far sposare, ti voglio dare un guardiano, caro mio. Educated Child. Federica di Sarno, mi sembra che tu abbia dei bei tratti. 20 diplomazia e 16 quanti metto. Sei la migliore, cara mia. Sì, ci sono un po' troppe cose aperte. Aspetta. Yup, fatto. Sicuramente sarà uno di quei fratelli con cui dovrò combattere per reclamare i titoli. Speriamo di no. Autosaving. Non troppo velocemente. Andiamo a spazzare via questi infedeli. Nel nome di King Alexi, lo zozzo. Plot. Grazie, chi si vuole unire? No, marriage. By Boemia. Boemia, come siete messi con la Boemia? Ah, con mia figlia. Guarda, tanto non so che farmi di mia figlia, vai. Potrei aver fatto la cosa più stupida del mondo in questo momento. Perché c'è Alexi? Dannazione. 14, 12, 8, Chiano. Oh. Alexi, te devi startene a casa. Non comandare le truppe, per l'amor del cielo. Possibile dirgli di non comandare le truppe? Sì. Fantastico. Hai due di combattimento. Cioè, te praticamente vai col bastoncino, fai... Nii! Stanno scappando. Vabbè, allora facciamo un attimo così. Riprendiamoci i nostri territori assediati. E magari splittiamo l'armata. Ottimo. No, solo metà. Ok. No, però voglio lasciare i 9.000 qua, dato che ci sono i 6.000 di... Ok, giusto. Ok. Va bene. Stiamo gestendo pian piano la situazione, che siamo scesi all'1%. Non so come. Non so come, con due assedi, però abbiamo fatto tanto di quel male che speravo riuscissimo a risolvere la situazione velocemente. Possiamo chiamare degli alleati? Fantastico, mia figlia, bruttissima, è diventata di età legale. Vediamo di risolvere più velocemente questa crisi, così possiamo pensare a espanderci, perché secondo me ci muoio prima di risolvere la jihad. Te puoi marcire. Un bambino ha bisogno di un educatore. Buono, mi piace andare con lui. Così tanti bambini che non me ne frega. Poi sicuramente il mio erede morirà e dovrò metterci un imbecille. Però va bene lo stesso. Voilà. Contento? Spero di sì. Non me ne frega la tua opinione. Le decisioni importanti, cosa c'è? Mascarship, Grand Tournament, no. Perdo un sacco di... Perché perdo tutti questi regni? Perché forse devo ancora decretare il mio successore, eh? No. È lui il mio erede. Ferma tutti. Regno di Sicilia. Regno di Africa. Regno... Mi sa che devo fare High Crown Authority. Che forse è quello che ho fatto abbassare, perché sono una testa di cazzo. Mi dà meno 20 di opinione verso tutti. Come mi vogliono bene? Vediamo un attimo, Intanto magari andiamo a velocità più bassa, ma andiamo. Questa è la mia corda, no, i vassalli, scusa. Mi vogliono bene tutti tranne uno. Con un meno 20... Non vado negativo, va bene. Ci proviamo. Se... Perdo ancora i titoli? Sì. Ottimo. Poi ci ragioniamo un attimo. Ah, perché devo nominare un successore.
Regno di Sicilia sono tutti figli miei o comunque della mia dinastia, però vorrei avere, perché adesso è proprio mio il titolo e vorrei darlo al mio erede. Ci arriviamo. Sistemiamo la situazione, sperando di non morire prima. Queste sono le cose da comprendere di questo del Kings 2, che te lo mettono in quel posto, se non le capisci. Tipo che perdi metà regno. Cioè, finché perdo il titolo rimane all'interno del regno ancora, tra virgolette. Però... oh, vittoria, saliamo al 5%. E poi vi mandiamo ad assediare il territorio. Ah. Un nuovo cappellano di corte. Lui mi vuole bene 100. Lui 100 ma mi sta sul cazzo. Lui invece vuole bene. Dagli una chance. Ci arriviamo. Appena finiamo questa cosa ci concentriamo sull'espansione e sul mantenimento dei territori. Se magari abbiamo tempo poi facciamo anche prima. Ad esempio. Katarina, is that when she tries to make me appointment with male friends or maybe more third and I'll spell steward. Ah, praticamente mia moglie vuole che io metti come steward un uomo che probabilmente ha una certa importanza per lei più di quanto io pensi. Cioè probabilmente se la fa con questo qua. False job and decide to show Katarina to get this job. Ah, in pratica sostituire uno che vuole lei come steward. Datemi un attimo. Io ne ho uno con 10. E lei vuole metterci mio figlio, che ha... neanche c'è? Sì, c'è. Che ha 12. Va bene, faccio felice mia moglie, si incazzerà di 25 sto qua, che comunque mi vuole un sacco bene. Fantastico. Capitassero così anche tutti i giorni con la propria ragazza, fare decisioni così semplici che portano solo fattori positivi. O minimamente negativi. Ok, ho vinto anche l'Eptis Magna. E siamo saliti a 50%, ok. Quindi conta un sacco l'assedio. Bene, allora andiamo a spazzare questi e a conquistare quel porto. Spero ovviamente che me li faccia tenere a sto punto. Cioè, dopo tutto sto sbattone per difendere, mi scazzerebbe se sia solo una guerra difensiva in cui non posso trarne niente. Però suppongo sia così. Il duca Ivan, l'usurpatore, ha usurpato il titolo del ducato di Moesia dal conte Stefano, l'orgoglioso, e ho perso qualcuno. Il maresciallo. Maresciallo Ivan, duca di Moesia, benvenuto tra noi. Train troops in Capua, as usual. Intanto stanno tornando, no? Ok. Sempre quelli lì che sono scomparsi dall'altro lato dell'Africa e... si sa mai. Prisoner. Vuole mostrare... al conte Vornomir di Mesembria. Vediamo chi è. Quanto ci vuole ammale. Mi si chiama Vornomir. Che bel nome. Ma mi vogliono tutti molto bene. Ed è una cosa paradossale. No, lui no. Lui è l'unico che mi odia. Non posso. Mi dispiace. Meno male con la diplomazia alta. Ok, vediamo di assediare. Speriamo sia una cosa veloce. In teoria potrei splittarvi. 28 siete un po' pochi. 100 siete ancora pochi. 117 ancora meno. 135 addirittura. 209. 297. 358. 625. 826. 1019. 1232. 1004. 1005. 1006. Potrei fare split in half forse. Che non volevo in realtà togliere troppi uomini da qua. 2049, un pochino di più. 2205, 192, 2300, abbiamo 2005 almeno. Ok. Seleziono questa e la mando qua. Non bastano per l'assedio. Niente, resta un attimo qua. New unit. Wow. Questi sono i mercenari. Che sono tanti. Ah, sono tutti mercenari proprio. 2207, 4000. Vediamo se faccio così. Gli altri non bastano. Niente. Scherzavo.
Però magari con voi riesco a farli meglio. Intanto proseguiamo con la sedia. Ok, hanno un claim. Se provano a usarlo adesso sono degli infami maledetti. Cioè stiamo combattendo una jihad. E andiamo un attimo più piano. Se proviamo a fare le truppe nuove. Ho migliorato la relazione con qualcuno. Vediamo. Scusatemi. Cancelliere, quanto hai? 19. E quanto ha il mio? 10. Voilà, benvenuto. No, no, no. Ok, possiamo fare la serie contemporaneamente. Ci siamo riusciti, eh. Facevo prima fare split in half, però non è stato così semplice. Matrimonio con mia figlia da parte della Scozia, va bene, tanto siamo già amici. E abbiamo un alleato! Però non voglio chiamarvi adesso, vi tengo per... ferma tutto, da dove? Ok, ok. Da nulla sbucano! Madonna mia. Bambina ha bisogno di un guardiano, uno dei miei 15.000 figli, logicamente. Educate child. Mi piace. Vescovo d'Aquino. Vai. Fare un sacco di preti come figli. Ok, avevo visto 7.000, dico whoops. No, siamo ancora abbastanza al sicuro. Vediamo di finire velocemente queste sedi, cercando di... Ok. Devo quasi chiedere alla Scozia se viene solo per sistemare la situazione lì. Ma sì, guarda, non rischiamoci. Dimmi che accettate. Balordo! Abbiamo già rovinato la nostra relazione. Solo 346 qua. Non mi piace. Potrei fare una cosa molto stupida. Aspetta, Holy Order, ce n'è qualcuno libero? No, sono tutti impegnati. Prendere dei mercenari a basso costo. Tipo questi, 150. Spazzarli via. E poi eliminarli. Facciamolo. Come spendere soldi inutilmente. Ah, però hanno morale basso. Non avevo calcolato. E il loro comandante ha seriamente uno di capacità militare. Curate morale abbastanza velocemente, che non so neanche come ci sono arrivati in casa. Sì, più che altro perdo soldi. Altro principe. Arrange marriage tra l'imperatore dell'impero romano e mia cortigiana. Una mia cortigiana, seriamente. Come vuoi, guarda. Ho preferito farti sposare magari mia figlia. Va bene, lo stesso. Anche quella frase, avrei preferito farti sposare mia figlia, non credo la sentirete mai, nessuno. Nella vita reale non credo la direte mai. Tipo. No, ogni volta sbaglio. 5.000, 4.000, prendiamo 4.000 e li mandiamo qua. Probabilmente c'è un'armata che è venuta a rinforzarmi. Il problema è che ho messo la Parishion. Oh, sedio di Sirte, saliamo su col punteggio. Autosaving. Spaziamo via questa armata. E fatto questo, direi che possiamo chiudere l'episodio. Dove state andando? Dove state andando? Ok, l'abbiamo preso. Avete vantaggio, però. Ci manca solo che perdo. Infatti. Niente. Scherzavo. Ahia, ne arrivano altri. Vinto la battaglia di Otranto. Mi sa che però non posso eliminarvi tanto velocemente. Che se vuoi. Va bene, 69% di war score, quindi col war score perfetto vi saluto, spero vi sia piaciuto il video, se è piaciuto mettete mi piace, condividete con gli amici per sapere del genere e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!